Bella ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon martedì a tutti. Come vi ho promesso ieri sera ho fatto il video per comunicarvi appunto quello che era successo dopo che mi ero confrontato con alcune persone. Stamattina ho sentito chi di dovere e vi posso portare degli aggiornamenti importanti, aggiornamenti veri, non inventati o presupposti. E ve li racconto subito, però prima di fare ciò mi raccomando, sostenetemi anche voi, quindi mettete pausa al video, mettete un pollicione in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, perché ACM Style, quando deve essere serio, è assolutamente un canale serio e mi informo come un pazzo, passo anche 5-6 ore a fare telefonate, mail e cose varie. Quindi, attestato di riconoscimento, pollicione in su, iscrizione al canale se non l'avete fatto, attiviamo la campanellina per rimanere sempre aggiornati, soprattutto in questo periodo di maretta e di calciomercato. Bene, torniamo a noi. Allora, ragazzi, vi do gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione. Allora, ieri si sono incontrati appunto, come sappiamo, Cardinale e Maldini in un hotel di Milano. Hanno parlato più o meno una mezz'oretta e sono emerse ancora maggiormente le divergenze che ormai vanno avanti da tanto tempo fra i due. Perché sono stati allontanati? Perché sono stati licenziati? Fired, che sembra anche brutto dirlo, licenziati, però è vero. Innanzitutto per la stagione che Red Bull ritiene essere stata fallimentare per quanto riguarda il Milan, perché sostanzialmente è arrivato quinto il Milan, ok? Poi grazie alla penalizzazione della Juventus è riuscito ad entrare in Champions League, però Cardinale ha guardato il quadro completo senza la penalizzazione della Juventus e dice il Milan è arrivato quinto, quindi non secondo, non terzo, ma addirittura quinto. Altro punto che ha scosso un po' la situazione è stato quello del calciomercato, perché Cardinale ritiene il calciomercato effettuato da Maldini e Massara assolutamente insufficiente e inadeguato, perché fra tutti i giocatori arrivati solo Malik Chau è emerso e si è imposto in questa squadra, e su questo non possiamo dargli torto. Gli ha parlato appunto, anzi era molto arrabbiato Cardinale, per non dire incazzato, sul discorso Charles de Cattelar, perché lo ritiene un investimento assolutamente sbagliato, non ha rispecchiato quello che doveva essere, anche perché Cardinale, adesso ve lo racconto, ha una visione completamente diversa di come vorrebbe il suo Milan. Quindi è arrabbiato per il discorso per l'investimento di CDK, è arrabbiato per l'investimento sbagliato di Origi, perché è risultato essere un giocatore inadeguato, è arrabbiato, era arrabbiato perché comunque Adli, pagato 10 milioni di euro, non è stato praticamente mai utilizzato, e stesso discorso vale anche per Aster Vranckx, pure lui preso e mai utilizzato. Lì poi bisognerebbe chiedere anche a Pioli il motivo, no? E quindi le idee sul mercato, su come è andato il Milan, sono quello che hanno diviso un po' il tutto. Perché per Red Bird è fondamentale, amici, mettetevelo in testa, usare i dati. Per Red Bird è fondamentale lavorare con i dati. So che a molti di voi non piace questa cosa, però spesso funziona, ve lo assicuro, e vi spiego il perché. Paolo comunque, Maldini comunque, l'anno scorso, vi ricordate, ha voluto più autonomia sul mercato e autonomia decisionale, e poi alla fine però non ha reso. Questo è un altro fattore che ha fatto arrabbiare Red Bird. Gli ha detto: come, mi hai chiesto più autonomia, mi hai detto di avere più potere decisionale, e poi alla fine però dopo un anno i risultati sono quelli che mi hai portato e quindi non va bene. Ragazzi, le aziende americane sono così, mettetevelo in testa, può stupirvi, ma l'azienda americana non guarda il nome, non gliene frega niente. Se non arrivano i risultati che si aspettano, non quelli che ci aspettiamo, quelli che si aspettano loro, loro fanno terra bruciata. Io ho avuto direttamente esperienze con aziende americane che licenziavano interi ranghi dirigenziali e li sostituivano con altri semplicemente perché magari alcuni dati non tornavano. Loro fanno così, non gli interessa. È la mentalità americana, anche se lui è italo-americano, ma è la mentalità americana che conta. Quindi, per quanto riguarda gli amministratori delegati, pare che non verranno presi altri, non verranno investiti soldi, ma verranno promossi, e qua notizia metà secondo me positiva, Moncada e Furlani. Se Furlani ha pochissima esperienza a livello di calcio giocato eccetera eccetera, di scouting e da quel punto di vista, Moncada invece secondo me è una mossa, è un elemento importante, sia nell'ottica di utilizzo dei dati,
e quindi utilizzo i dati riguardo ai giovani perché i dati vanno a scovare i giovani, ok? E Moncada in questo è molto bravo, quindi questo connubio potrebbe davvero, davvero funzionare. Tra l'altro, Cardinale si affiderà a due figure importanti e l'ha confermato. Una è Billy Bean, che è il guru del player trading, che ha rivoluzionato il baseball in America. Lui è veramente il guru del player trading, perché questo è quello che vuol fare Cardinale, il player trading, ok? A parte scovare talenti, quindi si affiderà a questo elemento, quindi Billy Bean, che magari nessuno di voi conosce, però è una figura, un guru famosissimo negli Stati Uniti nel baseball. E l'altra figura è Luke Bourne, che è l'uomo dello Zeus Analyst, che è colui che ha contribuito e aiutato il Tolosa a scalare dalla Ligue 2 alla Ligue 1 e addirittura a vincere la Coppa Nazionale. Il Tolosa ha fatto un percorso, diciamo, per tanti versi bello, meraviglioso, ha fatto un bellissimo percorso, non esattamente quello che ha fatto il Milan. Quindi il motivo fondamentale è questo, tutto quello, questi sono gli aggiornamenti degli ultimi, dell'ultima ora, perché Maldini e Massara sono stati allontanati. So che molti di voi saranno scandalizzati, molti sono arrabbiati, i giocatori sono tanti contrariati, attenzione, perché molti ovviamente erano legati alla figura di Maldini e Massara, ma io credo che questa cosa non si sapesse, non era nell'aria da ieri, non è che fulmine a ciel sereno in mezz'ora Cardinale li ciancia tutti, secondo me già si sapeva. Infatti anche nell'addio Ibrahimovic, quando inquadravano Maldini, aveva una faccia poco serena, era molto arrabbiato, secondo me si sapeva già da qualche giorno, come lo sapevano anche i giocatori. Chiaro che poi ha cose fatte, comunque, anche se lo sai già, ti fa male comunque. Ragazzi, che dire, ora si volta pagina, meglio adesso, sembra brutto quello che sto dicendo, meglio adesso che a luglio-agosto, chiaro, meglio adesso, scelta intelligente fatta adesso da parte della proprietà, perché lo fai prima che inizi il mercato. Che dire, Maldini era sicuramente una bandiera del Milan. Devo dire, per onestà intellettuale, che errori ne ha fatti tanti anche Maldini, come ha portato cose buone, inutile ricordarvi il Teo Hernandez, Magic Mike, eccetera eccetera, però tanti errori sono stati fatti. Quando Jeffrey Moncada consigliava Lenzo Fernandez, Maldini e Massara si giravano dall'altra parte, e questa è una delle cose negative. Poi ce ne sono diverse, potremmo stare qui a parlare mezz'ora, ma non voglio parlare di questo. Il mio era un aggiornamento riguardo a quello che succede nel mondo Milan. Quindi si volta pagina, si va avanti, abbiamo voltato pagina tante volte, dobbiamo farlo ancora e lo faremo ancora tante volte, ragazzi, lo faremo ancora tante volte, però l'importante è il bene del nostro Milan. Io ringrazio Maldini, sarà sempre comunque, è una bandiera del Milan, sarà il nostro cuore, come la bandiera anche Zlatan Ibrahimovic, possiamo considerare la bandiera, Zlatan, consideriamo la bandiera, un po' meno Massara, perché per me è un oggetto indefinito, Massara non mi rappresenta nulla. Spero e confido in Moncada, perché ha delle qualità eccezionali, quindi secondo me ci potrà dare delle soddisfazioni. Adesso però fateci vedere il mercato e fateci capire cosa diventeremo nel prossimo futuro, perché se Red Bird, pensate a questo, se Red Bird ha licenziato perché non sono stati raggiunti i risultati sportivi, questo vuol dire che ci tiene. Red Bird vuole risultati sportivi. Non è come tanti pensano, non li vuole, pensa solo a guadagnare soldi, vuole solo incassare soldi. No, non è sempre così, anzi, non è così. Un'azienda americana deve fatturare come quella. E per fatturare loro sanno, non sono stupidi, che bisogna fare risultati sportivi. E da un certo punto di vista vi sembrerà un controsenso, attenzione, sono sollevato da quello che è successo, da un certo punto di vista. Dall'altro sono molto rattristito, perché vuol dire che Cardinale ci tiene che il Milan faccia risultati sportivi, che produca qualcosa, che vinca qualcosa, è chiaro, esattamente come ha fatto col Tolosa. Se ragionate in questo senso logico, tutto il quadro ha un senso generale, no? Quindi mi aspetto qualcosa di importante nelle prossime settimane, come aspettiamo, ahimè, purtroppo, la comunicazione ufficiale dell'addio di Maldini e Massara. Pioli non si sa, Pioli dovrebbe rimanere, perché pare che Pioli, e vi do un altro aggiornamento, si sia un po' lavato le manine, pare che abbiamo scaricato un po' le colpe dicendo che il mercato non era condiviso pienamente con lui, quindi lui non era, può, a testimonianza di questo si può
potrebbe utilizzare il fatto che effettivamente gli acquisti che gli hanno dato, che hanno comprato, li ha utilizzati poco e niente, tranne Ciao e tranne CDK, semplicemente perché ha costato 35 milioni. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Noi ci sentiamo più tardi, perché sicuramente ci saranno altri aggiornamenti. Sempre e comunque, ovunque, forza Milan e adieu!